sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ringraziamo il Signore che ci vuole santificare nella maniera più perfetta, vuole santificare il mondo, vuole donare al mondo questa grande santità. Vuole, vedete, vuole realizzare meraviglie di fede nei cuori di tutti gli uomini. Dio è infinitamente onnipotente, cari fratelli, e certamente ha tutta la possibilità di salvare tutti gli uomini, di convertire tutti gli uomini, e vuole realizzare questo, vuole fare meraviglie come le ha fatte nella vita di San Pietro Celestino, questo grande santo, fondatore, papa, poi appunto morto a Fumone. E vedete, dobbiamo ringraziare il Signore perché, vedete, nella Santa Messa questo Dio infinitamente onnipotente in maniera particolare, nella maniera più potente, viene nella nostra vita per santificarci, viene nella vita del mondo per santificare il mondo, per donare al mondo un grande, profondo spirito di preghiera come ce l'aveva questo San Pietro Celestino. Signore viene nella Santa Messa per aiutarci a camminare nella maniera più perfetta sulla via della santità, sulla via della umiltà, sulla via della croce, cari fratelli. Dio infinitamente onnipotente ci vuole portare per questa via meravigliosa attraverso la quale Lui ha salvato il mondo, la via della croce, cari fratelli. Vedete, quando noi partecipiamo alla liturgia, anche quando noi sentiamo parlare di questi grandi santi, dobbiamo renderci conto che al centro di tutto c'è la Santissima Trinità, che è infinitamente santa. San Pietro Celestino ha partecipato proprio nella maniera più perfetta alla santità di Dio stesso. San Pietro Celestino, vedete, ha aperto il cuore, ha collaborato nella maniera più perfetta con Dio per fare la volontà di Dio, per essere santo. Cari fratelli, il Signore vuole santificare anche ciascuno di voi, vuole santificare ognuno di noi, rendiamocene conto. Dio infinitamente onnipotente viene, è venuto innanzitutto, e vedete, è morto sulla croce per donarci questa santità. Con la sua morte ha distrutto la morte e ci ha donato la vita eterna, cari fratelli. Vedete Dio con quanto ci ama e come mostra il suo amore in questo mistero, cari fratelli. Quanto ha sofferto Gesù
per amore nostro, per farci capire che Lui si vuole donare a noi completamente, ci vuole fare grandi santi, ci vuole fare grandi santi Dio, cari fratelli. Quindi rendiamoci conto di questo, Dio, Dio infinitamente grande, infinitamente onnipotente, di fronte al quale noi siamo un nulla. Lui ti vuole santificare, mi vuole santificare. Cari fratelli, vi rendete conto, vi rendete conto? Noi abbiamo una forza straordinaria, una forza praticamente, in certo modo, infinita, perché Dio ci viene a aiutare, quindi con la sua infinita onnipotenza, perché possiamo camminare anche noi sulla via della santità, sulla via che conduce al cielo. Dobbiamo ringraziare per questo il Signore, cari fratelli, ringraziamo il Signore e credete a quello che io vi sto dicendo, perché vedete, il Signore ci dona i santi anche per farci capire che noi stessi siamo chiamati alla santità e se vogliamo possiamo essere santi e Dio vuole che noi siamo santi. Dio vi vuole santi perché Dio attraverso di noi vuole santificare non solo noi stessi, ma vuole attraverso di noi santificare gli altri. E Dio onnipotente, cari fratelli, Dio infinitamente onnipotente vi vuole donare queste virtù meravigliose che la Scrittura e il Vangelo ci presentano. È bello anche, vedete, oggi proprio leggere questa orazione colletta che abbiamo fatto all'inizio della messa. O Dio, che con ammirabile provvidenza hai disposto che il santo monaco Pietro Celestino fosse eletto sommo pontefice. Questo monaco, un uomo di grande spiritualità, di grande penitenza, San Pietro Celestino usava gli strumenti di penitenza nella sua vita proprio per unirsi nella maniera più piena a Cristo crocifisso. Faceva terribili digiuni, era un uomo veramente consumato dall'amore di Dio e da monaco fu fatto papa e accettò di essere fatto papa, però poi, guidato dallo Spirito Santo, rinunciò presto a questo pontificato e tornò monaco semplice. E vedete, questa preghiera ci fa chiedere al Signore che sappiamo cercare sempre la volontà di Dio e adempierla con coraggio e umiltà. Vedete che a volte il Signore ci chiede delle cose, allora magari sono cose che a noi sembrano impossibili, ma Lui poi le realizza. Vedete, quest'uomo è diventato da monaco, è diventato improvvisamente papa, non era neanche cardinale, improvvisamente. Poi, vedete, era papa, il Signore gli ha fatto sentire che lui doveva abdicare e, vedete, con la forza che viene da Dio, quest'uomo, proprio per fare la volontà di Dio, ha lasciato il pontificato. Vedete, Signore vuole donare anche a noi la forza per conoscere la sua volontà. Signore infinitamente onnipotente vuole donare anche a noi la sapienza per conoscere la sua volontà e per farla fino alla fine. E vedete che noi dobbiamo renderci conto che il Signore ci salva, ci ha salvato attraverso la croce. Questo mistero, vedete, è la, come dice San Leone Magno, è la causa di tutte le grazie. Il Signore ci ha salvato attraverso la croce, ma noi dobbiamo passare attraverso la croce per salvarci, cari fratelli. E Dio ci vuole donare proprio questa forza spirituale, questa carità, questa preghiera, questa sapienza per percorrere questa via stretta. Vedete come la percorsa San Pietro Celestino, la percorsa in mezzo a tante sofferenze, in mezzo a tante privazioni. Ebbene, cari fratelli, il Signore vuole donare anche a noi la forza
per passare per questa strada. Ecco perché ci dona l'Eucarestia. L'Eucarestia che cos'è? È Gesù che viene in noi, nella sua santità più grande, per farci sommamente santi, per donarci una contemplazione straordinaria, per donarci una fede straordinaria. Quando facciamo la comunione, cari fratelli, rendiamoci conto di questo. Ecco perché è importante fare il ringraziamento bene, perché nel ringraziamento, ma anche nella preparazione, noi dobbiamo renderci conto che nell'Eucarestia il Signore ci dona tutta la santità, tutta la perfezione, ce la dona il Signore, perché da noi stessi siamo peccatori, da noi stessi crocifiggiamo Cristo, ma il Signore ci vuole fare santi, il Signore ci vuole rendere veramente come Lui ci ha detto: siate santi perché io sono santo. Allora, cari fratelli, ringraziamo il Signore per queste meraviglie che vuole fare in noi. Apriamo il cuore, credete, ringraziate, ma poi impegniamoci con la forza che viene da Dio perché veramente si compia in noi la volontà del Signore, perché possiamo camminare sulla via della croce verso il cielo e possiamo portare tante anime con noi in paradiso. Non dobbiamo pensare soltanto a noi, dobbiamo pensare a noi e agli altri, dobbiamo impegnarci perché la nostra santità possa portare tante anime al Signore. Grazie Signore che ci vuoi donare questa santità, facci capire in che cosa ti stiamo resistendo, fa che ci pieghiamo totalmente alla tua volontà e possiamo portare con noi tante tante anime in paradiso. Ma ci pensate, cari fratelli, quando noi andremo davanti al Signore, noi ci renderemo conto di quello che vi sto dicendo, di tutto l'aiuto grandissimo, infinito, che Dio ci ha donato per salvarci, per portare con noi tante anime. Che cosa diremo allora al Signore se adesso non rispondiamo con tutto il cuore? Che cosa diremo al Signore quando vedremo tutto l'aiuto straordinario che Dio ci ha dato? E noi, vedete, noi come vogliamo rispondere a questo aiuto? Con tutto il nostro, con tutta la nostra volontà, con tutta la nostra anima. Sarà una cosa meravigliosa se voi da oggi, ecco, inizierete ad aprire il cuore completamente al Signore e poi un giorno in paradiso, quando andrete davanti a Gesù, potrete dire: Signore, da quel momento io ci ho creduto veramente che Tu, che sei infinitamente onnipotente, mi volevi fare santo e mi sono impegnato ad essere come volevi, Signore. Grazie, grazie per le meraviglie che hai fatto in me, grazie per queste anime che hai salvato anche attraverso di me. Cari fratelli e sorelle, continuando questa Santa Messa, allora apriamo il cuore nel ringraziamento, nella lode al Signore, perché questo Dio infinitamente onnipotente entri nella nostra vita, come è entrato nella vita di San Pietro Celestino, come è entrato nella vita della Madonna Santissima, come è entrato nella vita di San Bonifacio, di Sant'Antonio, come è entrato nella vita di San Giuseppe. Vedete, cari fratelli, non è impossibile farsi santi, è la cosa più giusta farsi santi, non è una cosa impossibile, è possibile con l'aiuto di Dio, cari fratelli, è possibile. E dicevano gli uomini di Dio, sapete che dicevano? Che sono stolti, sono pazzi quelli che, sapendo che Dio dà loro tutto per farsi santi, non si impegnano in questa strada. Bene, chiediamo alla Madonna dal cielo che interceda per noi, per la nostra radicale conversione, perché veramente attraverso di noi, come attraverso di lei, il Signore possa portare tante anime in paradiso. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.